Bisogna alzare la pressione politica sul caso De Julemar. Nasce così un ordine del giorno senza colore politico per dare forza alla proposta di legge presentata dall'onorevole Luigi Gallo per supportare i truffati della De Julemar e inserirli tra i beneficiari del fondo indennizzo risparmiatori. Un crack da 800 milioni di euro che ha messo in ginocchio l'economia della quarta città della Campania, penalizzando 13.000 famiglie torresi. È una ferita che ancora sente la nostra comunità. In questi anni è stato seguito un percorso che ha interessato soprattutto le sfere romane ed è stato un iter parlamentare durante il quale noi portavoci territoriali del Movimento 5 Stelle non abbiamo fatto altro che un ruolo di filtro tra i flussi di informazioni in entrata e in uscita tra tutti gli obbligazionisti e le evoluzioni parlamentari. Ora che siamo di fronte a una situazione più che delicata, perché è stata presentata una proposta di legge che potrà vedere finalmente indennizzati gli obbligazionisti truffati della De Julemar, è il caso di alzare la pressione politica, dal momento che a nostro avviso la tematica De Julemar non è una tematica di partito, ma è un argomento che interessa tutte le forze politiche, perché è una sofferenza per l'intera comunità torrese. Quindi noi abbiamo suggerito un ordine del giorno, quindi non una mozione a firma 5 Stelle, ma un ordine del giorno di tutti coloro che condividessero che bisogna incominciare ad alzare la voce così da arrivare sempre più numerosi e compatti in modo che si possa vedere realizzata l'approvazione di questa proposta di legge e finalmente vedere ristorati i nostri truffati concittadini. Stiamo un attimo cercando di alzare la tensione politica e il livello del dibattito in merito in modo che qualsiasi forza politica, senza colore, senza appartenenza all'uno o all'altro partito, soprattutto in un momento storico in cui a Roma c'è una maggioranza bulgara che porta dentro tutti, veda in questa fase così delicata per il ristoro dei truffati la partecipazione più ampia e più condivisa. Quindi oggi in Consiglio Comunale, perché non è neanche di nostra competenza, non si decide nulla e passi importanti in merito non è che siano fatti, si sta semplicemente cercando di alzare la tensione politica così da poter sperare nel più ampio numero di voti favorevoli alla proposta di legge presentata dall'onorevole Gallo.